Ciao a tutti amici di tecnologiasumisura.net, con questa nuova registrazione abbiamo deciso di inaugurare una nuova playlist dedicata interamente alle periferiche gaming. Come potete vedere abbiamo scelto di acquistare il mouse CM Storm Avoc per una risoluzione fino a 8200 dpi e di abbinarlo al tappetino sempre della CM Storm, lo Speed RX-S. Che S sta per small, naturalmente. Una sottolineatura da fare è che CM Storm consiglia di abbinare questo mouse ai suoi nuovi tappetini, che sono i Power RX, con la superficie in un particolare materiale. Tuttavia abbiamo scelto di affidarci allo Speed RX proprio perché ha un costo notevolmente più basso. Infatti i Power RX possono arrivare a costare fino a 35 euro, mentre questo ce lo siamo portati a casa per meno di 10 euro, mentre il mouse per circa 42 euro, che ne fa un prezzo molto interessante per tutto questo, per tutto quello che questo dispositivo è in grado di offrire. Cominciamo a vedere la confezione di questo mouse. Vediamo che è anche molto bella esteticamente, che si apre come un libro. Subito da questa prima facciata possiamo vedere le principali feature che questo mouse mette a disposizione. Ad esempio abbiamo la possibilità di personalizzare la colorazione dei LED, che consisterà nella zona della rotellina e anche nel logo sul suo dorso. E praticamente, oltre a donare un pregevole effetto estetico, questa feature permette anche di riconoscere i vari profili che, come vedremo, sarà possibile impostare. Abbiamo anche la possibilità di scegliere tra 4 livelli di DPI che imposteremo sempre tramite software. Inoltre abbiamo 128 KB di memoria on board sul mouse, che permette di salvare i profili e le macro, e un inserto in gomma che ci permetterà di avere un notevole grip. Inoltre abbiamo a disposizione ben 8 pulsanti programmabili. Se vediamo sul dorso, sul retro della confezione, vediamo riportate sostanzialmente le stesse caratteristiche, con la differenza che è anche scritto che il cavo è lungo 1,8 metri e che anche la parte dorsale è rivestita di una sorta di gomma. Benissimo, adesso possiamo partire dagli unboxing. Direi di partire con l'unboxing del tappetino e poi di passare al mouse. Ok, togliamo il nastro e apriamo. Ecco qua, vediamo che è un tappetino abbastanza spesso e morbido. Abbiamo una superficie in microfibra e una parte posteriore gommata che impediranno appunto qualsiasi spostamento. Vedete che anche se applico forza addirittura si muove questa scrivania su ruote, ma non si muove il tappetino. Penso che ci vorrà un po' di tempo prima che possa diventare perfettamente piatto rispetto alla superficie, infatti tiene leggermente la curva con cui era piegato. Però nel complesso la superficie sembra abbastanza morbida e addirittura potrebbe essere utilizzata quasi per riposare il polso durante le nostre sessioni gaming. Ok, questo lo mettiamo un secondo da parte e ci apprestiamo ad aprire questa confezione. Ecco fatto, estraiamo. Vediamo che all'interno del mouse non c'è sostanzialmente niente, semplicemente questo penso che sia il foglio di garanzia e insomma non c'è niente. Solleviamo tutto.
Ecco fatto. Già che ce l'abbiamo sul dorso, possiamo notare che una notevole superficie del palmo del mouse è rivestita di questo materiale in teflon, e quindi abbiamo già una buona sensazione di come potrà scorrere facilmente sul tappetino. E infatti, essendo un materiale molto morbido, non è consigliabile farlo scorrere su una superficie che non sia un tappetino, altrimenti si rovinerebbe subito. E un'altra osservazione che possiamo fare è che rispetto magari a mouse dal prezzo più elevato non c'è la possibilità di cambiare i suoi pesi, infatti è tutto chiuso e non possiamo assolutamente inserire niente. Ok, cominciamo ad appoggiarlo sul tappetino, e anche che non è collegato niente si sente già un buon feeling, e si può dire che scorre perfettamente su questa superficie. Ok, adesso diamogli un'occhiata leggermente più da vicino, vediamo se riesco ad avvicinarmi. Ecco, anche se non è collegato, vediamo di vedere quali sono le prime impressioni. È tutto rivestito in gomma e dà una sensazione di solidità. I tasti sono premibili senza molta resistenza e appunto sono rivestiti. E possiamo vedere i diversi materiali con cui abbiamo a che fare. Qui abbiamo un inserto plastico che privilegia maggiormente il grip delle dita, qua un altro materiale plastico leggermente diverso, e qui dove appoggia il pollice diverso ancora, fatto apposta per dare ancora un grip di un diciamo di un attrito superiore, mentre qui abbiamo altri tre pulsanti, mentre questi in genere saranno dedicati per diminuire e variare il livello di DPI. Ecco qua, qui vediamo un inserto lucido, e diciamo che possiamo far notare, vabbè, che il jack è placcato in oro appunto per prevenire la corrosione e garantire un tempo di risposta ancora superiore rispetto al comune metallo, e il cavo è rivestito in questa corda sintetica. Benissimo, per adesso non abbiamo più molto da dire fino a quando non proveremo il software e non proveremo a giocare e fare anche magari altri tipi di lavori con questo mouse. Ci rivediamo appena avremo completato il tutto. Eccoci ritrovati in questa seconda parte, nella quale ci dedicheremo a spiegare come configurare il mouse AVOC. Cominciamo col dirvi che il mouse funzionerà tranquillamente anche senza l'installazione del driver dedicato, sarà sufficiente collegarlo, e per personalizzare la velocità del cursore basterà aprire il pannello di controllo, aprire l'interfaccia mouse, e vedremo che la sensibilità del puntatore sarà regolabile direttamente dal sistema operativo. Questa è una voce che riguarda solo un settings del sistema operativo, ma tramite questo parametro non si andrà minimamente a influenzare la risoluzione del sensore, che sarà modificabile unicamente tramite il driver. E poi, vabbè, si avrà la possibilità di regolare lo scorrimento della rotellina. La configurazione vera e propria avviene unicamente scaricando il driver dal sito ufficiale della CM Storm. Andiamo nella sezione dedicata al mouse, apriamo la voce support e vediamo che qui in software AP AVOC Gaming Mouse sarà possibile scaricare il driver da circa 52 MB, che appunto ci consentirà di scrivere nella memoria integrata della periferica per salvare tutte le nostre personalizzazioni. Noi naturalmente abbiamo già installato il driver, vi facciamo vedere il risultato finale. Questa è l'interfaccia che vi apparirà.
che è divisa, diciamo, in 1, 2, 3, 4 sezioni principali, tramite appunto le quali sarà possibile modificare completamente e radicalmente il funzionamento del mouse stesso. Nella prima parte, sostanzialmente, andremo ad assegnare le funzioni dei tasti tra i vari profili. Abbiamo a disposizione quattro profili che possono funzionare, diciamo, simultaneamente, di cui però quello ufficiale AVOC non è modificabile. Infatti, se clicchiamo sui vari pulsanti, vediamo che il menu a tendina è bloccato, mentre gli altri tre sono modificabili radicalmente anche per i tasti del clic sinistro e clic destro. Come vedete, noi li abbiamo già personalizzati, ne abbiamo assegnato uno uso normale, uno dedicato a StarCraft e l'altro dedicato agli sparatutto generici. E come vedete, per ogni pulsante sarà possibile, vabbè, disabilitare il tasto, dare la funzione clic sinistro, clic destro, clic rotellina mouse. Questo per andare avanti e indietro, sono i tasti 4 e 5 generalmente nei videogiochi. Potremmo assegnare una macro che andremo a impostare in una sezione successiva, oppure dare un comando da tastiera, anche questo lo vedremo dopo. E possiamo anche dare funzioni multimediali a ciascun tasto, quindi volume su, volume giù, arrestare la riproduzione, aprire il client delle mail, aprire il browser, quello che più preferiamo. Poi avremo la funzione sparo rapido e potremo tramite un tasto selezionare un profilo specifico oppure ciclare i vari profili oppure regolare la sensibilità del sensore in base ai settings che vedremo anche qui successivamente. Di default, diciamo che questi due tasti sono dedicati a modificare la sensibilità del sensore, mentre il tasto 8, che è questo, cicleremo il profilo, cioè faremo uno switch tra i vari profili che avremo impostato. Andiamo nella sezione proprietà. Come vedete qui, per ciascun profilo potremo determinare i vari range di sensibilità e questa qui è la stessa voce che abbiamo visto quando abbiamo aperto il mouse da pannello di controllo ed è la sensibilità del sistema operativo. Ora, in base ai propri gusti personali, bisognerà giocare tra la sensibilità del sistema operativo e quella del sensore. Ad esempio, un valore elevatissimo di sensibilità del sistema operativo e di DPI non vanno assolutamente d'accordo, è come se giocassimo con una bilancia: più sono alti i DPI, più deve essere bassa la sensibilità del sistema operativo e viceversa. Dipende se preferiamo lo scorrimento del cursore lineare oppure accelerato in base alla velocità di spostamento. Ad esempio, noi appunto preferiamo uno scorrimento lineare e preciso. Se invece volessimo uno spostamento che è proporzionale all'accelerazione, dovremo abbassare i DPI e alzare questa voce. Comunque avremo anche per ciascun profilo avremo anche la possibilità di assegnare un particolare colore al LED e questa è una funzione molto utile perché ci consentirà istintivamente di riconoscere le varie voci. Potremmo anche determinare la luminosità del sensore, decidere se disattivare del sensore, scusate, del LED, decidere se disattivarlo oppure dargli particolari effetti, ad esempio di quello respiro, una sorta di pulsazione dell'intensità luminosa. Poi determinare la velocità del doppio clic e il tempo di risposta dei tasti. Adesso andiamo sicuramente nella sezione che è quella più importante per questo tipo di periferiche, che è quella che ci dà la possibilità di personalizzare delle macro. E qui vorremmo fare un piccolo appunto a CM Storm perché, nonostante poi, una volta che si capisce il meccanismo, è una parte comunque che possiamo dire che è abbastanza semplice, ci avrebbe fatto piacere avere un manuale dettagliato di questo mouse, se non già compreso nella confezione, almeno un manuale in PDF scaricabile dal sito ufficiale, che purtroppo non siamo riusciti a reperire, quindi è una sezione che bisogna quasi impararla, insomma, per tentativi e continuare a provare fino a quando non si raggiunge il risultato voluto. Comunque cercheremo di provare a spiegarvela rapidamente, insomma.
Per generare una nuova macro basterà cominciare a premere su Nuovo e scrivere il nome che preferiamo, in questo caso in colla 1 perché vogliamo creare una macro che applichi la funzione in colla. Quindi salva, ok. A questo punto dovremo registrare la sequenza di tasti che realizzano la funzione che appunto ci interessa. Quindi premiamo il tasto registra e in questo caso naturalmente per incollare una stringa di testo bisogna premere Ctrl V. Quindi ve vedete che intanto mettiamo stop alla registrazione, vedete che abbiamo premuto Ctrl di sinistra V e poi successivamente il programma ha osservato che questi tasti sono stati rilasciati. Perfetto, a questo punto vediamo queste voci che sostanzialmente la prima è quella che ci interessa e ci va a dire che la funzione macro verrà applicata quando il tasto verrà premuto e verrà eseguita solamente una volta, oppure il programma eseguirà la macro quando rilasceremo un determinato tasto, oppure la funzione verrà eseguita in ciclo. Queste qui sono sostanzialmente le stesse voci, cioè il ciclo verrà eseguito quando premeremo il tasto, oppure quando il tasto verrà rilasciato, mentre questa voce che è premuto per eseguire un ciclo sostanzialmente dice che la macro verrà eseguita fino a quando il tasto rimarrà premuto. Comunque a noi interessa questa voce qua, cioè premi per eseguire una volta. A questo punto premiamo salva e la nostra macro è salvata. Se torniamo nella parte comandi, vediamo e vogliamo segnare ad esempio il tasto 3. Andiamo su macro, vedete che è comparsa la voce incolla 1, non dovremmo fare altro che applicare. E un'altra nota che vi vogliamo rendere partecipi perché noi non l'abbiamo capito subito, se la macro verrà modificata, vabbè, dovrà essere salvata naturalmente, ma questa non verrà poi sovrascritta di default alla funzione che è stata assegnata al tasto, ma bisognerà appunto sovrascrivere la memoria, quindi riselezionare la macro e premere ancora applica. Comunque adesso vi facciamo un esempio che tutto funziona correttamente, ad esempio prendiamo questa riga, facciamo copia. E premendo il tasto 3 del mouse, che è il tasto al quale abbiamo effettuato la macro, premiamo appunto il tasto e come vedete è stato tutto incollato correttamente. Torniamo al programma proprio per farvi vedere che nel caso di queste funzioni che diciamo richiedono di premere i tasti Windows principali, cioè Shift, Ctrl e il tasto Windows, non è necessario generare una macro, ma basterà andare sulla voce tastiera, si aprirà una piccola interfaccia e spunteremo la voce Ctrl, premeremo V, Close, e a questo punto avremo la stessa funzione. Diciamo che questo tipo di operazione, usando questa funzione tastiera, è molto più veloce, molto più intuitiva, mentre le macro servono per comandi molto più complessi rispetto a quelli che vi ho fatto vedere, ma dipendono dai giochi o dalle varie funzioni che ciascuno ne ha bisogno. Comunque, andiamo nella sezione profili e tramite questa voce è possibile creare dei profili e poi assegnarli alla memoria integrata. Come potete vedere, noi ne abbiamo creato uno per uso normale, uno dedicato a StarCraft e l'altro agli sparatutto generici. In libreria, sostanzialmente, vediamo la libreria delle nostre macro, mentre assistenza, diciamo che non è molto utile, serve per richiedere assistenza online sul prodotto. Bene, pensiamo comunque di avervi offerto una buona panoramica, del software di gestione di questo mouse, poi ognuno dovrà naturalmente sperimentare ed esercitarsi fino a raggiungere, e generare tutte le funzioni che proprio gli interessano. Bene, con questa seconda parte abbiamo concluso, non ci rimane che, trarre le conclusioni di questo mouse. Concludiamo questa recensione mostrandovi il mouse collegato e totalmente funzionante. Potete vedere la colorazione che va a assumere e l'effetto complessivo che si realizza. Vi mostriamo anche gli altri colori in base ai quattro profili che abbiamo scelto. Vedete, questo è il bianco, il blu,
e infine il verde. Inoltre potete vedere qui i vari settings dei DPI che sono stati impostati precedentemente. Con le freccine in alto si vanno a diminuire o aumentare i DPI. Per concludere, vi possiamo dire che è un mouse particolarmente indicato per giocatori palm, ovvero che sono abituati a tenere gran parte della mano aderente al mouse, compreso il polso. Inoltre è anche un mouse particolarmente indicato per giocatori high sensor, grazie agli 8200 dpi che appunto questo sensore è in grado di raggiungere, e quindi si potrà spostare il cursore di grandi distanze con pochissimo spostamento sul tappetino, il tutto mantenendo una grande precisione e controllo del puntatore. E per concludere, sempre possiamo anche in questo caso consigliarvi vivamente questo prodotto, che per una fascia di prezzo assolutamente competitiva, ricordiamo che è possibile acquistarlo per circa 40-50 euro, si contende il top delle prestazioni anche con mouse che sono molto più costosi. Tra i difetti che possiamo elencare, che non sono veri e propri difetti, possiamo dire che vi è la mancanza della regolazione del peso, ve l'abbiamo già mostrato ma ve lo rimostriamo, che non è possibile appunto aggiungere pesi supplementari oppure ridurre il peso. Inoltre l'abbinamento col tappetino è davvero buono, il mouse scorre perfettamente senza attriti, e questo va a tutto vantaggio delle sessioni gaming e del controllo del puntatore. Con questo abbiamo concluso, speriamo che anche questa recensione vi sia piaciuta, fateci sapere. Un saluto da Valerio e tutto lo staff di tecnologiasumisura.net.